Aliano, dopo le dimissioni dell'assessore Cilli, nel centrodestra Montesilvano e Maretta c'è fibrillazione, si può parlare di crisi a questo punto oppure no? Guardi, io non saprei se si può parlare o meno di crisi, so soltanto che noi abbiamo semplicemente espresso la nostra volontà di voler rilanciare immediatamente l'amministrazione in forza dei prossimi 2 anni che rimangono da adesso alla fine del mandato. Il rilancio di un'amministrazione deve passare necessariamente da un programma concreto, da un programma valido e dunque da esecutori capaci di saperlo porre in essere. A questo punto dunque cosa potrà accadere? Deve accadere semplicemente che il buonsenso dovrà portare ad una concertazione tra le parti se si ha interesse a rilanciare l'azione amministrativa del centrodestra che a suo tempo abbiamo promesso ai cittadini di Montesilvano e che stanno ancora attendendo. Voi però restate critici su alcune decisioni del sindaco Maragno? Il programma va rivisto completamente, il programma va eseguito, vanno ripresi i punti che abbiamo proposto ai cittadini quando ci hanno conferito la fiducia. Fino ad oggi semplice amministrazione ordinaria, tipica di un concordato di un fallimento.